Un attacco premeditato è stato compiuto nella notte tra mercoledì e giovedì a San Bernardino in California, negli Stati Uniti. Un comando composto da 3 persone in tuta mimetica ed armati di Kalashnikov ha fatto irruzione in un centro per disabili, compiendo una strage. 14 morti e 17 feriti. Questo è il bilancio definitivo reso noto poco fa dal portavoce della polizia in conferenza stampa. Gli spari sono stati concentrati in una stanza dell'edificio. Un banco sospetto poco prima era stato trovato all'interno dello stesso e fatto brillare. Poco dopo c'è stata una intensa caccia all'uomo. I tre erano fuggiti a bordo di un SUV nero poi ritrovato, crivellato di proiettili. Due dei killer sono stati uccisi mentre un terzo è stato fermato. Il presidente degli Stati Uniti Obama è stato continuamente aggiornato della vicenda. Prende sempre più corpo l'ipotesi della pista jihadista per la strage di San Bernardino in California e quanto messo in evidenza l'FBI dopo 3 giorni di indagini che ha messo un pugno più fermo. Ricordiamo che nella strage morirono 14 persone. Nel tradizionale discorso del sabato, il presidente degli Stati Uniti Obama ha detto che si è trattato di una tragedia per tutto il paese. La pista dell'ISIS è quella più accreditata, mentre sono molte le polemiche in queste ore in merito alla decisione delle forze dell'ordine di far entrare le telecamere dentro la casa della coppia killer a Randland. Si apre a Roma, fra ingenti misure di sicurezza, il Giubileo della Misericordia, voluto lo scorso 13 marzo da Papa Francesco. Le porte si sono aperte intorno alle 6:30 con i pellegrini che hanno affollato Piazza San Pietro in attesa dell'inizio della Santa Messa che comincerà in questi minuti. Subito dopo ci sarà l'apertura della Porta Santa. I controlli per accedere alla piazza sono molto rigidi, a conferma di ciò che è avvenuto da Parigi in poi. Con l'apertura della Porta Santa, avvenuta dopo le 11 di martedì mattina, si è aperto il Giubileo della Misericordia voluto da Papa Francesco. 50.000 persone hanno gremito Piazza San Pietro per assistere alla messa e successivamente all'apertura il tradizionale Angelus. Il pontefice, nel corso dell'omelia, ha detto di anteporre la misericordia al giudizio e in ogni caso il giudizio di Dio sarà sempre nella luce della sua misericordia. Attraversare la Porta Santa dunque ci fa sempre sentire partecipi di questo mistero di amore, di tenerezza, via timori e paura e spazio alla libertà ed alla gioia. All'apertura della Porta Santa, breve scambio di battute fra Papa Francesco e il Pontefice Emerito Benedetto XVI. Nonostante il massiccio spiegamento per l'allarme terrorismo, i controlli sono stati molto discreti, a confermare quanto di importante era stato detto nei giorni antecedenti. È stato identificato dalla polizia francese il terzo kamikaze che assaltò il teatro Bataclan lo scorso 13 novembre a Parigi nella serie degli attentati che provocarono la morte di 130 persone. Secondo una radio francese si tratta di un uomo originario di Strasburgo la cui identità non è stata ancora resa nota, ma successivamente si saprà che era andato in sega con il fratello e con un altro residente in un quartiere belga. La maggior parte delle persone era stata fermata nella primavera 2014. 14. Se avessi saputo l'avrei ucciso prima, ha detto il padre in lacrime. Un mese dopo gli attentati che hanno sconvolto la Francia, la stessa Parigi si ritrova di nuovo al centro del mondo per lo storico accordo alla Conferenza internazionale sui cambiamenti climatici dell'ONU. 195 paesi hanno firmato uno storico accordo sul clima. L'approvazione è stata seguita da una lunga standing ovation. L'accordo finale fissa l'obiettivo di restare ben al di sotto dei 2 gradi rispetto ai livelli preindustriali, con l'impegno a limitare l'aumento di temperatura a 1,5 gradi. Per limitare i gas a serra, tutti i paesi dovranno mantenere impegni definiti a livello nazionale con revisioni regolari che rappresenti un progresso. Per il presidente della COP21, Fabius, per sancire l'approvazione ci sono voluti 10 giorni e devo battere con il martello. È un piccolo martello, ma penso che possa fare molto.
Clamoroso verdetto nel secondo turno delle regionali in Francia. Così come era stato preventivato dai sondaggi nei giorni scorsi, il fronte nazionale di Marine Le Pen esce totalmente sconfitta dopo l'exploit del primo turno di una settimana fa. Secondo le prime proiezioni e poi i risultati definitivi proposti dai media francesi, i repubblicani di Sarkozy e il centrodestra del Premier Valls prevalgono in tutte le regioni, 8 regioni ai repubblicani e 7 al centrodestra. Determinante è stata la campagna elettorale della settimana appena trascorsa, in cui le forze politiche avevano fatto fronte comune per evitare una clamorosa vittoria della estremista francese. Non tardano ad arrivare le prime reazioni politiche dopo la diffusione dei dati. A parlare per prima è proprio Marine Le Pen, che parla di una frammentazione fra socialisti e repubblicani in dissolvimento e punta a dover ricostruire il tessuto sociale francese. Il premier Valls evita di parlare di trionfo e avverte che il pericolo dell'estrema destra è molto forte e sarà continuo. Infine, Nicolas Sarkozy celebra la vittoria parlando di risultato importante ed è un forte segnale per la Francia. Nella notte tra sabato e domenica si è tenuto nel New Hampshire, negli Stati Uniti, il dibattito tra i candidati democratici alla presidenza: Hillary Clinton, Bernie Sanders e Martin O'Malley. Particolarmente atteso l'intervento della ex First Lady ed ora candidata alle presidenziali americane, e ha messo il dito sulle provocazioni di Donald Trump. Armare più persone non è la risposta al terrorismo, e Donald Trump è il miglior reclutatore dell'ISIS, oltre che maestro in buffonate e bigottismo, ha detto la Clinton. È stata emessa lunedì dalla Commissione Etica della FIFA la sentenza che riguarda l'ex presidente Joseph Blatter e l'attuale presidente della UEFA Michel Platini. Entrambi sono stati squalificati per 8 anni da tutti gli incarichi. Per Blatter, in conferenza stampa, dice: "Sono stato trattato come un punching ball, ma andrò in appello". Per la legge svizzera, se uno viene sospeso per 8 anni, dice, deve aver commesso qualcosa di molto molto grave. Nessuna novità per quanto riguarda Michel Platini alla sua prima reazione dopo questa squalifica. La vicenda riguarda il versamento di 2 milioni di dollari a favore di Platini, approvato da Blatter per prestazioni personali risalenti ad alcuni anni prima. Entrambi, sospesi per 90 giorni dai loro ruoli, respingono le accuse e hanno già preannunciato i ricorsi.